Salve a tutti, signori. Rieccoci, nuova puntata di questo After the Story. Che dire, mi sento un po' una sorta di ultimo pioniere, cioè, visto che di fatto sono, cioè, diciamocela tutta, sono di fatto l'ultimo su YouTube a continuare ancora a portare Cyberpunk 2077, così come è stato, diciamo, massacrato da. Come posso dire, è andato così ucciso, massacrato da, secondo me anche ingiustamente, da critiche su bug e quant'altro, eccetera. Ecco, io sono, credo sono l'ultimo su YouTube che continua a portare seriamente questo gioco. Sono abbastanza convinto di ciò. Sì, c'è con quelli QDSS che fanno i loro gameplay, però ecco, fare un altro tipo di gameplay non è per forza giusto o sbagliato, non è fra virgolette gameplay serio, ma ci sta. E loro giustamente comunque il gameplay lo fanno per far ridere, per come posso dire, per aia, provocare qualche risata, e volendo ci sta. Olè, dai. Oh, perfetto, tagliando tutto ci arriviamo. Ok. Cioè, sono loro per fare qualche risata. Diciamo, a livello di, diciamo, gameplay serio, posso tranquillamente essere dire di essere l'ultimo su YouTube e forse dell'intero internet a continuare a portare questo gioco. Ho un cliente che ha bisogno di andarsene da NC al più presto, altrimenti andrà solo al suo funerale. Mi serve un autista decente che non se la faccia sotto se la situazione precipita. Che pensi? Leggi i dettagli. Ok. E a sto punto. Ok. La sesta strada. Odio quei bastardi. Vomitano tutto il giorno stronzate patriottiche altisonanti e si comportano come animali. Ok. Non è consigliabile. Non è consigliabile andarci da lì. Abbiamo capito. Allora, faremo un po' di giro. Faremo un po' di giro. E infatti, me lo aspettavo. Ok. Che mi guarda quello? Va bene. Ok, vabbè. Questo così deve essere. Così sarà. Va bene. Allora. Ok, allora. Ok. Aumentato di bello, va bene. Poi. Ah, serve qualcosa per fare ping. Ping. Ok. Porca miseria. Allora. Ping. No, 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 no. Non vedono. Scatenate l'inferno.
vabbè. Ok. Ok. Allora. Tu c'hai qualcosa di valido? Babbo, prendi tutto. Qua, boh, prendi. Allora, sì, devo entrare nel nascondiglio, ma evidentemente farlo in maniera pacata, normale, non era possibile, quindi diciamo che si va. Ciao. Però è che fa stupire in modalità combattimento, non... Ok, via. Via. Ok. Ciao. Ok, ce ne sono più? Ping. No. Sembra non esserci più nessuno. Solo non si vedono i due neocorni. Allora. Questo lo... No! Mi sembra che fosse l'arma. Vabbè, prendi questo e poi tanto si smonta, si fa materiali. Anche se oramai... Guarda, gli hanno sparato alle spalle mentre scappavano. Peccato che Dio sia morto. Voglio dire, il Dio dell'Antico Testamento. Lui avrebbe scagliato fuoco e zolfo su quegli stessi. Ok. Allora. Qua. Direi che... prendiamo tutto. Torniamo al nascondiglio di nostro Santos. Allora, profumo. Queste cose che me le smonta all'istante. Questo... morto male. Allora, to. Usiamo. Rete. No. Messaggi. Ho la persona. Ok. Qua, vabbè, qua sono robe. Vabbè, lasciamo stare. Ok. Ok. Cerchiamo il nascondiglio di sto tizio. Signora, sono morti tutti, si preoccupi. Sono morti tutti. Comunque no, continuiamo. Niente. Prendi. Ma, questa nuova. Allora, mi sa che devo andare su, giusto? Mi sa che devo andare su. Allora. Nuovi titoli Brain Dance, per carità del cielo. Ma cazzo. È un fottuto bagno di sangue. Ah. Canzone Corpi in cerca di Flavio. Aspetta, prima di Flavio, ecco. Ok. Eccolo. Che cos'è? Ehi, quello è il tuo chum, no? Credo sia ancora vivo. Gli stronzi come lui atterrano sempre in piedi. Ok. Proviamo a rianimarlo. Mi senti? È vivo. Oh cazzo. C'è sta strada. Loro. Loro t'han fatto malissimo. Lo so. Flavio, giusto? Sei tu? Sì. Devi... devi portarmi fuori da qui. Va bene. Cosa è successo qui? Cosa cazzo è successo?
Dovevi solo restartene qui, tranquillo, da solo. Sì, ma volevo solo dire addio alla città, capisci? Quindi... Ah, volevi solo dire addio alla città e l'hai detto così proprio per attirare l'attenzione, bravo. Credevi che nessuno l'avrebbe notato? Chiamare metà delle puttane della città senza che nessuno batta ciglio. Ok, ok. Ho fatto una cazzata, lo so. Che importa ora? Dobbiamo andare. Andiamo, dai. Non mi dire. D'accordo, andiamo. Merda. L'auto è nel garage. Portami lì. Ok. Allora, andiamo? Ok. Senti, coso? Che fa, vieni? Ti devo portare in braccio? Dai. Su. Che fa, vieni? Oh, santo cielo. Allora, mi do io giusto. Hai le coordinate? Ok. Merda, volevo solo divertirmi un po'. Mettila di là. Mo è ancora vivo. Andiamo. No, ho sbagliato strada, va bene. Madre santi. Vai, andiamo. Via. Contrabbandiere nomade. Ok. Ok. Adesso non stiamo facendo tanta strada, quanto vedo. Ok. Ok. Giro di qua. Qui Stan. Sì, sì, sì. Allora, e andiamo di qua. È un miraggio. Un ologramma. No, amici miei, è il cielo. Avanti. C'è tu, marciapiede, però vabbè. Godetevi il sole. Esci dall'auto. Ehi, ehi, qua giù. Amoni. Dov'è il cliente? Dietro, sta sanguinando. Merda, se lui muore, io non vengo pagato. Non mi riguarda, la mia parte l'ho fatta. Ecco. Posto? Andremo da un bisturi, ok? A pochi minuti di distanza. Ce la fai a resistere? Non ho scelta. Oh. Fammi vedere cosa sta a fare. Sì. Questo è quello che chiamo un lavoro con i fiocchi. Flavio dice che non ha mai incontrato nessuno che spacca i culi come te. E non credo che lo incontrerà ancora per un po'. Non ce ne sono molti come te. Contratto chiuso, ti ho già mandato gli enti. Ok. Mamma che roba brutta questa. Comunque, signori, comunque. Fatto questo, io un livellino. Se non mi sbaglio, ho guadagnato un livellino. Prima avevo guadagnato un livellino, quindi io potrei portare intelligenza a 18. 18, 18, 18. 18. Appena porto quell'intelligenza a 20, io sono a posto. 14 minuti. Cos'altro possiamo fare? Nelle vicinanze. Ah, to guarda, c'è un'altra missioncina proprio vicina vicina. Andiamo. Mentre qua i piccioncini si sono bloccati qui. Non dovevi portarlo presso non bisturi tu? Eh? No, state là. Vabbè, lo operi tu lì. Vabbè, ok. Va bene. Tanto avete voluto, avete detto che voleva la patch, aggiustare la patch. Ecco. Era meglio senza.
Ma lasciamo stare. Comunque. Addirittura. Sai, di solito non penso che le maniere forti diano grossi risultati. Ma a volte non rimane altra scelta. C'è un mascalzone da tenere a freno. Un sadico al guinzaglio dei corporativi. Un vero emorroide nel culo di Night City. Fai un favore a tutti e occupati di questo contratto. Dettagli allegati. Ok. Devo sicarieggiare, a quanto vero. Ok. Ah, ma qua proprio siamo, Allora, violazione protocollo. Direi partiamo da... Vorrei partire dal 7A, ma non è possibile. Quindi direi 1C. 1C, 7A, che poi passa lì, quindi... Allora, aspetta, 1C, 1C, 7A, e il BD non lo trovo da nessuna parte, quindi niente. Quindi fare 1C, no. Porca miseria. 1C, 1C, 7A, poi casomai rifaccio, fare 70 volte 7A, a meno che faccio 1C, 1C, mamma mia, vabbè, sentite, 1C, 1C, 7A, rifaccio di nuovo 7A, di nuovo 7A, ID 1C 1C. Ok. Devo trovare Vic Vega. Tra poco arriva il resto. Scusa, hai un appuntamento? Salve. Sono qui per eliminare dei documenti indesiderati. Come, prego? Che documenti? E io che ne so. Mi hanno detto di venire qui ed eccomi qui. Nessuno mi ha detto niente a proposito di documenti. Mi sembrate belli incasinati qui. Ci vorrebbe una bella ispezione. Ok, aspetta, solo un momento. Controllo sul retro. Ok. Qui controlla sul retro. Con calma, con la calma. Sì? Nessuno sa niente di documenti da eliminare. Deve esserci un errore. Forse qualcuno al quartier generale ha bevuto troppo. Grazie comunque. Aspetta. Jake? Aspetta, che cosa? Hai avuto il numero del capitano. Grazie per l'aiuto con l'auto. Ascolto l'ultima cosa. Non tornare lì. Intanto, e mi sono dovuto lasciare alle spalle una bella auto. Sarebbe un peccato restasse riferma a prendere Paul. Una quadro turbo R, ora è tua, scatenati, ti mando le coordinate. Vabbè, ok, c'hanno re. Ok. Sto cercando Vic. Vic Vega. Mai sentito, mi sa che hai sbagliato indirizzo. Vabbè. Bel posto. Ci sono degli uffici da affittare? Temo che non sia possibile, tutti i nostri spazi sono occupati al momento. Oh, da chi? Mi spiace, non posso divulgare questa informazione. Va bene. Ok. Ok. Allora. Ok. Secondo me questo è bloccato. Qua apri bagno.
Ah, io onestamente, almeno una volta vorrei farla. Vuoi farne una stealth, in tutta sincera onestà. Una stealth almeno vorrei farla. Allora, qua vedo che magari ci sarà un modo, ci sarebbe, ma prenda sul retro. Allora. Ok. Ok. Fatto. Ehi. Oh. Ok, calma. Prendi tutto. Con la calma. Io devo trovare il Suvik Vega. Con la calma. Con molta, molta calma. Allora, secondo me c'è una porta lì. No, giù delle scale è ancora meglio. Saliamo. Visto cosa ha detto Vic? È arrivato altro lavoro. Gli operai dell'acciaieria. Perfetto. Per modo di dire. Scioperano di nuovo. Spezziamo un po' di gambe e la smettono. Facile. Ok. Quello è tipo Big Armor. Sono tutti tipo Big Armor. Ok. Va bene. Ok. Sì. Che direzione sta guardando? Di là. Ok. Ok, post. Vai. Là. Ok. A posto. Ora direi, questo lo prendo, questo lo bevo. Nicola. Questo bevo. Babbo. Niente. Niente, non si può. Tanto il fatto di farla stealth ormai è solo uno sfizio, quindi ok. Salve. Comunque frame rate, sto giocando alla moviola per quanto è basso il frame rate. Io prima non avevo sì problemi. Vabbò, oramai. A di prossimo.
Credi che sia un gioco? Stanno dicendo vero? Ok. Volevo soltanto uscire dall'edificio, quindi io direi questo lo prendo. Ah, peso eccessivo. Mangio. Ho un peso eccessivo all'inventario, quindi che facciamo allora? Allora che facciamo? Scusate. Inventario. Posto di questo che ormai è praticamente inutile. Allora, te che sei? Questo, vabbè. Smonta. No, skippi, no. Questo asciura. Smonta. 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 Ormai sono, beh, sono tutte diciamo che ormai le armi definitive ce le abbiamo, quindi difficilmente troveremo qualcosa che sia effettivamente più efficace delle nostre armi attuali. Ora io smonto tutto. Veri veri calmo. Ok. Boh. Cos'è? Ecco, skippy. E questo volevo smontarlo pure. Oh, perfetto. A posto. Cortesemente me la date. Oh, bene. Ci sarà un modo per uscire direttamente da qui? No, coltello. Qua. Moonshine. Usa. Prendi. Ci sarà un modo per uscire direttamente da qui? Me sa di no. Mi sa di no. Perché non c'è. Ah, vedi. Trovato. Olle. A posto. Vega è crepato e non ci sono state altre vittime. Perciò questa la segno come vittoria. La comunità ha già sofferto abbastanza. Contratto chiuso. Non ci sono state altre vittime. Mi sembra una conclusione. Mi sembra, diciamo, un'affermazione non proprio veritiera. Però, vabbè. Diciamo che chi doveva andare giù è andato giù. Signori, io direi che per oggi possiamo anche fermarci qui e semplicemente darci appuntamento alla prossima.